Yes, mi sembrava. Sono andato nelle impostazioni del microfono, perfetto, yes. Infatti dicevo, ma come mai non si sente il microfono? Adesso funziona. Perdonatemi, l'altra parte ho mutato. La metterò su YouTube lo stesso. Tanto è, cosa posso farci? Perché non andava il microfono. Ok, perfetto. Io ho visto anche OBS che si sente, però non riesco a capire perché appena ho toccato la cosa dei microfoni, niente, ho lasciato tutto. C'era qualcosa che non andava allora. Vabbè, la spada d'osso. Aspetta che sposto anche sta roba. Vediamo se funziona. La spada d'osso. No, perché se era il vecchio microfono spostavi leggermente di 1 cm, questo qua non voleva più partire. Vabbè. Allora. Ci serve. Questo ce l'abbiamo già. Questo, però ci serve quello leggendario. Ah, non ne abbiamo poi così tanti. Vabbè, tanto. Da 54 a 18 c'è una bella differenza. Ah no, ma tanto non ci servono. Ah, perché non c'è quelli. Ah, già, sì. Dovrebbe bastare, no? Non so perché pensavo che c'era quello leggendario. Non c'è quello. Non esiste. Cioè, magari esiste. Fatto. Niente. Finalmente. Quest'arma ci serve per molti altri personaggi, quindi va bene così. Cielo, cielo, sì, facciamo così. Tanto lui ci dirà di far così, esatto. Vabbè. Ok, a posto. Non stavo guardando perché ogni tanto gli piace rubare. Rubare. Passo qui. Qua, questo ci sta con Dilu, questo ci sta con Eura, quindi. Allora, tutto fatto. L'altra cosa che dobbiamo fare oggi è che adesso mi è venuto in mente perché prima dicevo quando il microfono ha silenziato che volevo andare all out e visto che domani c'è come si chiama? Posso andare nella serentia che ce l'ho a livello 8 e ottenere 60 gratis di ricarica energia. E da fare questo. Sia per Fisk sia per gli altri. Il problema è che mi sa che Deia e l'iPhone hanno la stessa cosa. Fammi vedere. Non, forse no. No? Ok, per fortuna non hanno la stessa cosa. Lei ce l'ho già. Potrei anche mettere il livello 11 a lei volendo, ma il coroncino me ne salvo poi per dopo. Non penso che c'è bisogno di fare altri domini. Tutta contenta. Sempre serio. Ah, io ho qua gli attacchi di potenza solo sti due, poi vediamo. Se avanza qualcosa, magari metto qualcosa in attacco, ma non penso che serva qualcosa. A me piace tantissimo lei, nel senso che vabbè, a parte con gli Elan che ovunque passi fa il freezing. Però non me l'aspettavo così forte, diciamo. Cioè, nel senso, ho visto nei domini gente che ci giocava insieme a me e ho detto, wow, questa qui puoi spammare ultimate a destra e manca. Però proprio così, quando ci giochi è tutta un'altra cosa. Che manca questo. È tutta un'altra cosa quando ci giochi. A me piace tantissimo come personaggio. Infatti ci sono, ma Deia anche non è che sia, cioè, lei è fortissima rispetto a Deia, però anche Deia mi trovo veramente, veramente bene con lei. Però, appunto, la community c'è sempre con la perfezione, veramente va bene anche lui. Qui presumo che vanno bene anche, quanti ne buttiamo? Tutto. 24 bonus, ma fa un bagno.
Devi anche darmene 50. No? Eh sì, quello l'avevo sentito, che c'ha uno dei migliori scudi del gioco. L'unica cosa strana è che appunto devi spammare dello suo scudo, perché dopo un po' se ne va. Invece quello di Chun-Li in un modo o nell'altro rimane. Ma poi, cioè, l'abbiamo provata a Jesse. Ah, devi fare il coso della Raiden con qua? Bene. Capisco. Stavo dicendo? Non so, dopo un po' lo scudo se ne va perché comincia a colpire con le stelline lì. Non so come spiegarlo con le stelline lì che c'ha sopra lo scudo. Gli avversari poi va via. Quello dà un pochettino fastidio a me perché mi piace un botto avere i team, un team. Già un team senza healing per me è assurdo, però. Almeno se lo scudo durava un po' di più forse era meglio, ma non mi lamento perché appunto ci ho fatto il. Era da mesi che non facevo il. Come cavolo si chiama? Uffa, adesso. Aspetta. Adesso mi sono triggerato. Questo. L'abisso aspirare. Da mesi che non lo facevo, sono arrivato all'11 con facilità. Con Leila e Boss si buttava giù come non so cosa. Usavo la ultimate di Yelan. Poi mettevo lo scudo con Yelan, spammavo. Cioè i boss rimanevano in perma freeze e li ammazzavo abbastanza velocemente. Era veramente divertente. Peccato che non sono arrivato al 12. Sono arrivato, ma non ho abbastanza tempo per. Ma a parte che i talenti sono a livello 1, però vabbè, credo che non importa un cacchio. Credo che per fare livello 12 devi avere il mega team con la Raiden e bla bla bla. Anche Fischio per me è stato un. Cioè, sapevo che era forte. Ma oltre ad essere forte, è simpaticissimo. Mi piace tantissimo come personaggio. Quando parlano tra di loro, Oz e Fisk fanno morire da ridere. Allora, l'ho già superato. Grazie. Dore è un altro personaggio che mi piacerebbe fare, ma non ho. Non so come fare, non ho ancora capito. Va bene, 50. Dai, per scavare. Un altro dopo 6. 6 minuti di pubblicità, ma ne ho messo un minuto e mezzo. Vabbè, dicevo, Semin, mi piace un botto Fisk, anche. Ma anche per le interazioni con Oz, mi fa morire da ridere. Ne hanno sempre una. Mi fanno morire da ridere, tutti e due. Vabbè. Prima o poi riusciremo a fare l'abisso a livello 12. Però presumo che ci vuole tutto. Un team che spacca tutto. Io per adesso mi tengo a livello 6 con i potenziamenti. Le corone ne ho tipo 30, ma. Un attimino. Perché non ho voglia di mettere a destra manca personaggi che non vuoi. Lei è un po' più complicata perché mi sarà messo. Intanto, allora. Stavo pensando di mettere anche tutte e tre a lei. Lei non serve. Lei che ho messo quello, ma. Basta aver ribuildati. Abyss in verità puoi farlo anche con i 4 stelle. Ah, ok. Ah, però devi essere. A mo' di. Cioè.
mi viene in mente a mo' di Borderlands, allora, nel senso che su Borderlands 2 c'era sta cosa qua che tutti dicevano, ma con Hearthstone non puoi farti livello più 10 del mondo perché Hearthstone poi alla fine un po' di anni, la verità è che potevi fartelo anche con Hearthstone, anche che se non aveva tutte le cose leggendarie sopra, perché una questione di averlo buildato bene anche se c'era le cose viola sopra. Vabbè, qua ovviamente è la stessa cosa perché bisogna avere le leggendarie, suppongo. Qua boh, mi sa un po' di ridorsi. Ah, ok, passa subito all'altro. Va bene. Posto. Magari uno ci serve. Dobbiamo fare qualche dominio. O almeno due. Diciamo che ho già dato. Nel senso che su Borderlands ho passato 3 anni con Salvador, c'avevo quasi tutto perfetto. Era da mettere le mani sui capelli. Ogni giorno fa sempre la stessa cosa. E non ho molta voglia di. Cioè, capisco che c'è delle similitudini tra i due giochi perché appunto Borderlands c'erano le mod e le mod sono i manufatti di sto gioco. E se non avevi le mod perfette non potevi andare avanti con i livelli più mondo. I livelli più mondo sono come l'abisso a spirale, arrivavi a più 10. Dopo un po' i personaggi tu eri a livello 90, allora erano a livello 100. La stessa cosa di sto gioco. Però non so, cioè nel senso, il gioco preferirei lasciar perdere di fare il perfettino. Mi metto lì tranquillo e faccio quello che voglio. Anche perché c'è un mio amico, anzi, molti miei amici che c'hanno sempre su YouTube e sempre stanno lì a farmare. E ci sta, ed è giusto, e almeno riesce a farti l'abisso, eccetera, più semplicemente. Non so. Io di solito, ogni gioco che ho da Mass Effect, multigiocatore, eccetera, guida la pragmatica. Sempre lì, perfettino, armi, due o tre personaggi, anch'io sono così, però stavolta voglio fare in modo diverso. L'ho saltato? 200 Bennett. Ah, c'è 5 qua. E c'è anche Leila. Leila, crea materiali. No, 10% non mi interessa. Um. 9, ce n'erano 4, sì. Uno bonus, buono. Lanciato, c'è qui si è lanciato. Anche Shenqueer è uno dei miei personaggi preferiti perché li ho usati un botto early game. L'ho sboccato quando ero tipo a livello 30, quasi. E da lì ho cominciato a usare la manetta. Però a dire la verità, Yelan forse è tipo Yelan è tipo Shenqueer potenziato, non so, mi dà quell'idea lì. Allora, devo andare qui. Adesso devo andare a mangiare anche perché mi hanno chiamato prima e non vado. Ovviamente non è che sia una grande cosa. E voilà, livello sì, dai sì. Anche per dei. Non è ancora venuto nessuno nello stream a dirmi, ma come c'hai dei? Il triggering della commune. Ma io ho guidata perché quando dovevo fare Utao mi è uscita Dega, è uscita la 5 stelle, ha fatto tutta l'animazione e ho detto wow, finalmente Utao, niente, mi ha dato Dega, allora ho detto è destino. Allora ho fatto. Allora, questo c'è ancora da fare, adesso poi vado a mangiare, ovviamente, però voglio farmi questo ora, visto che ne ho pochi. E
faccio tipo ancora due, poi andiamo a farmare di nuovo. Mi hanno fatti parlare a Raiden. Adesso però vado a mangiare, come dicevo prima. Non so, ha staccato, attaccato. Allora, prima ho schiacciato BS e crashato. Attaccato, attaccato il filo del microfono. Poi ho avviato BS. Tornato normale. Ma che cacchino. Ah, c'è l'amicizia. Ah, è arrivato adesso il messaggio. Mi stupisce come la gente è veloce in sto gioco a inviare un'amicizia. Solito tipo sulla PlayStation ci impieghi 30 anni a seconda del gioco. No, sulla PlayStation è facile mandare l'amicizia. Però il fatto è se vuoi mandare l'amicizia solo dentro il gioco che è un pasticcio. Vabbè, adesso ve lo mangio. L'ho visto adesso. Vabbè. A dopo il padre. Grazie. Dopo proviamo livello 6 anche dei passi. Ciao. Ciao.